Chi ama Quentin Tarantino sa bene che molti dei suoi film sono connessi tra loro. Sì, perché esiste un vero e proprio Tarantino Cinematic Universe, un universo narrativo in cui personaggi e vicende convivono nella stessa realtà. La connessione più celebre è la parentela tra Mr. Blonde, ovvero il Vic Vega delle Iene interpretato da Michael Madsen, e Vincent Vega, il protagonista di Pulp Fiction a cui John Travolta ha prestato anima e corpo. I due, infatti, sono fratelli. Ed è curioso notare che lo stesso Travolta ottenne la parte di Vincent proprio dopo il rifiuto di Madsen, impegnato su un altro set. I due però sono fratelli solo virtualmente, perché non sono mai apparsi effettivamente in scena nello stesso film. Ovviamente, durante gli anni 90, il buon Quentin Tarantino ci aveva pensato e come a girare un film interamente dedicato ai due. Il film si sarebbe chiamato The Vega Brothers e sarebbe stato un prequel che avrebbe anche funzionato da crossover, legando di fatto Le Iene e Pulp Fiction. Il progetto purtroppo non è mai andato in porto, poiché le esigenze del copione, ambientato nel passato dei Vega, non erano anagraficamente compatibili con Madsen e Travolta. Protagonista della scena più memorabile delle Iene, quello in cui Mr. Blonde taglia l'orecchio ad un ostaggio ballando sulle note di Stuck in the Middle with You, Madsen ha da poco rivelato alcuni retroscena sul mancato prequel dedicato ai fratelli Vega. In una recente intervista rilasciata al The Hollywood Reporter, Madsen ha rivelato qualche curioso retroscena sulla sceneggiatura di The Vega Brothers. Il film doveva iniziare con noi due, ovvero io e Travolta rilasciati di prigione in due differenti stati. Poi avremmo aperto un club ad Amsterdam. Infatti, se ben ricordate, all'inizio di Pulp Fiction, Vincent Vega racconta di essere appena tornato a Los Angeles dopo essere stato proprio nella città europea. L'idea, nelle parole di Madsen, si fermerebbe qui. L'attore spiega anche che Tarantino aveva intenzione di prendere tutto un cast di attori giovani per raccontare una storia correlata. Un'idea insomma accattivante ma complicata e che, forse, proprio per questo, alla fine non è stata sviluppata. Il lungometraggio avrebbe inoltre svelato che Vic e Vincent sono in realtà fratelli gemelli. L'attore ha poi aggiunto: era davvero complicato, ma quando Quentin inizia a parlare di un'idea è davvero facile seguirlo. E a voi? Sarebbe piaciuto questo prequel sui fratelli Vega? E quale film preferite tra Le Iene e Pulp Fiction? Diteci la vostra nei commenti!